Liliana non si è suicidata. A Liliana è stato fatto del male e sono sempre più convinto che ad agire siano state più persone. Più si va avanti in questa storia e più mi sembra tutto uno scherzo. Come si fa a parlare di suicidio? Come si fa a credere che Lilly, così come è scritto nella perizia medico-legale, sia morta 2 o 3 giorni prima del suo ritrovamento? Cosa ha fatto allora nei 20 giorni precedenti? È andata in giro da sola, senza cambiarsi, senza fare i propri bisogni, senza mangiare e senza bere. Io lo trovo illogico e chiedo che venga riesumato il corpo per effettuare una nuova e più approfondita autopsia. Qualcuno ha architettato il suicidio di Liliana, qualcuno di molto bravo. Ci sono dietro dei professionisti. L'ultimo impegno della mia vita sarà scoprire la verità. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi. E se non le fosse accaduto nulla, oggi saremmo una coppia già da 8 mesi. Ma qualcosa è successo. Il migliore amico di Liliana Resinovic, Claudio Sterpin, 83 anni, è arrabbiato, ma più combattivo che mai. Liliana Resinovic, 63 anni, pensionata, è scomparsa la mattina del 14 dicembre 2021 ed è stata ritrovata morta in un boschetto a Trieste il 5 gennaio. Sterpin non credeva che la donna con cui aveva una relazione e che voleva lasciare il marito per andare a vivere con lui si fosse suicidata. Tuttavia non ci ha mai creduto e non ci crede tuttora. Dagli accertamenti si ritiene che Liliana sarebbe morta suicida. Fin dall'inizio il team investigativo era propenso alla tesi del gesto spontaneo, ma c'erano e ci sono tuttora molte anomalie. Rimangono molti interrogativi sulla dinamica del caso. Questi interrogativi non sembrano essere stati completamente risolti dall'autopsia. Secondo i risultati dell'esame autoptico, la donna è morta 2 o 3 giorni prima del ritrovamento del suo corpo nel bosco, ovvero il 2 o 3 gennaio 2022. Tuttavia, il medico legale aveva inizialmente indicato come data di morte quella della scomparsa, cioè il 14 dicembre 2021. Chi ha commesso l'errore? C'è un'altra cosa che non torna. Se Lilly è davvero morta un paio di giorni prima del suo ritrovamento, cosa ha fatto nei 20 giorni precedenti? Dov'era andata? Perché aveva deciso di farla finita dopo essere stata nascosta per quasi 3 settimane? Inoltre, il corpo era ancora vestito e si trovava in 2 sacchi neri della spazzatura, uno infilato sopra e l'altro sotto, e 2 sacchetti di plastica trasparente intorno al collo. Come ha potuto la povera Liliana infilarseli da sola e lasciarsi morire così? Le modalità in cui è stato trovato il corpo rimandano più a un omicidio che a un gesto estremo. Eppure, i sacchi completamente integri che conservavano il corpo senza vita di Liliana sono considerati dagli esperti poco compatibili con un'aggressione e con il trasporto del cadavere in quell'ambiente impervio. Inoltre, non ci sarebbero segni di violenza e nemmeno lesioni attribuibili a difesa. I sacchetti intorno al collo di Liliana non erano molto stretti, ma per i consulenti questo non esclude la possibilità di morte per asfissia. E spiegano: se è vero che basta l'inspiro per far aderire il sacchetto agli orifizi del volto, cagionando deficit di ossigeno, tale aderenza può anche essere intermittente o addirittura non esserci, essendo sufficiente per il soffocamento l'accumulo progressivo di anidride carbonica espirata e il rapido consumo dell'ossigeno nel poco volume aereo offerto dal sacchetto. Per riassumere l'analisi tecnica, Liliana potrebbe essere morta soffocata dopo essersi avvolta da sola nei sacchetti di plastica. Per i consulenti, infatti, non emerge nulla che supporti concretamente l'intervento di una mano altrui nel decesso. I periti nominati dalla Procura di Trieste hanno riportato nella loro relazione finale anche i risultati degli esami tossicologici, che hanno escluso l'assunzione di droga o farmaci. La questione rimane aperta. Claudio Sterpin, come detto all'inizio, insiste affinché il corpo della pensionata venga riesumato e venga effettuata una nuova autopsia. È una corsa contro il tempo perché, in assenza di ulteriori elementi, la procura potrebbe chiudere il caso come suicidio.
e l'amico intimo vorrebbe evitare una simile decisione. E come lui, anche gli amici e i familiari di Liliana, in particolare il fratello Sergio Resinovic, difeso dall'avvocato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope Italia. In queste ore, tutti insieme stanno valutando il da farsi. Claudio ha assicurato anche a nome della famiglia di Lilli che non molleranno. Da parte sua, il marito della donna, Sebastiano Visintin, 72 anni, fotografo in pensione e affilatore di coltelli come hobby, continua a ricordare la moglie sul suo profilo Facebook, dove pubblica continuamente foto e pensieri per lei. Ma la donna, da quanto emerso dai risultati degli esami sui dispositivi informatici e da alcune testimonianze, sembrava ormai pronta a rifarsi una vita. Liliana, infatti, stava cercando una casa di piccole dimensioni per il marito, dal momento che in breve tempo si sarebbe trasferita a casa dell'amico intimo. Quest'ultimo lo ha confermato, e la prova che l'anziano non ha mentito è contenuta nella memoria del suo telefono cellulare, piena di messaggi d'amore scambiati con Lilli. L'ultimo di questi risale alla sera prima della scomparsa, cioè al 13 dicembre del 2021. Lei gli ha scritto: in relax pensando a domani, AM. AM, ovvero amore mio. La mattina dopo, il 14 dicembre, i due si sarebbero dovuti incontrare, come accadeva ogni martedì. Tuttavia, alle 8:22, Liliana lo ha chiamato per dirgli che avrebbe fatto tardi, perché prima di andare da lui doveva passare in un negozio di telefoni. A questo punto uscì rapidamente di casa, mentre il marito era già fuori. Quando Sebastiano tornò, la moglie non c'era, ma i suoi telefoni erano tutti presenti, uno dei quali sarebbe stato spostato di 11 passi alle 8:38. Chi lo ha spostato? Liliana stessa tornata per qualche minuto nell'abitazione? O qualcun altro? Qualcuno ha detto che i passi potrebbero corrispondere ai gradini che da casa portano fuori. Vorrebbe dire che Liliana aveva il telefono in tasca e che è stata portata via in macchina, ha detto Sterpin. Ma se è così, chi ha riportato il telefono in casa? Negli ultimi mesi, la criminologa Gabriella Marano ha parlato con amici e parenti di Lilli, studiando il profilo psicologico della donna. Per la specialista, Liliana era proiettata verso una stagione nuova della vita e non verso la sua distruzione. Inoltre, gli amici di Liliana e di suo marito Sebastiano hanno riferito dei rapporti tesi tra i due nell'ultimo periodo. La coppia aveva litigato per l'acquisto di un cellulare per il nipote di Sebastiano. Peraltro, come raccontato in questi mesi, ci sono state diverse incongruenze riguardo orari e spostamenti da parte dell'uomo. Perché? Ha perfino ammesso che il giorno dopo la sparizione della moglie ha fatto delle lavatrici utilizzando la candeggina. Doveva cancellare delle tracce? I parenti di Liliana si sono posti questa domanda e, nonostante gli esiti dell'autopsia, promettono di lottare per dimostrare che la loro amata non si sarebbe mai tolta la vita. Il mistero rimane irrisolto.